sono rapporti di alzarsi dopo rovinose cadute, idea che invece rimuovono giù. Io non mi sento debole, in fondo è difficile cadere da seduti. Oggi sono forte, oggi sono gli altri che cercano me. Eccomi qua, neanche la solita ora d'attesa davanti alla porta. Sono passati i tempi in cui giocavo al cellulare mentre ti esponevo le mie difficoltà. Sei insicuro, spaventato e non sai come affrontare questa situazione. I tuoi occhi non incrociano i miei e la voce chiede il mio aiuto tremando. Sarà paura o umiliazione? Non ti preoccupare, ti aiuterò. Non porto rancore. Ho sempre sognato di entrare nella storia tra i grandi dell'umanità. Avrò un programma televisivo tutto mio. Le reti pagheranno un sacco di soldi per averlo. Un sacco di soldi. Altro che storia. Che pace, Gino. Per colpa di questo contagio, oggi sono l'unica che sono morta. Sono tutti bloccati. I più fortunati sono in casa davanti alla televisione, in attesa di aggiornamenti sull'epidemia. Ma quanto è lontano questo laboratorio? Perché ho deciso di aiutarli? Ilaria, ti prego. Ma fino ad oggi cosa avete fatto per me? Le persone sulle barriere mentali e quelle architettoniche, perché come abbiamo potuto vedere dal cortometraggio, a volte purtroppo basta un semplice scalino, un ascensore guasto, oppure
un marciapiede con le buche per impedire l'accesso alle persone in carrozzina. Se io invito proprio voi a farvi un giro in carrozzina per vedere come cambia anche la visione del mondo. Perché purtroppo chi non ci si ritrova, o comunque chi non ha mai avuto un parente, un amico, una situazione vicina, purtroppo non lo può capire fino in fondo. Io infatti penso che se io non fossi nata con un handicap, io non credo sinceramente che sarei andata a vedere che nel negozio, nel ristorante, nella scuola, nella discoteca c'è uno scalino e non posso entrare. Non penso che mi sarei resa conto di questo. Magari informandomi sì, però spesso ci si informa in maniera sbagliata. Perché della disabilità si ha paura, non so di cosa, perché alla fine io non mordo nessuno, non ho mai mangiato nessuno, ancora non sono cannibale, quindi non vi dovete preoccupare. Alla fine il discorso, il succo di tutta la faccenda è che siamo persone. Io ho avuto un incontro con il ex sindaco Giuseppe Fanfani 2 anni fa, dove tramite un video del mio canale l'ho sfidato perché l'ho invitato a prendere un caffè al caffè degustante con me. E quello era un pretesto per farlo rendere conto delle varie architettoniche. E lui all'inizio mi diceva, no, ma io lo so la situazione, gli dicevo, va bene, lo so, però io, cioè, voglio prendere il caffè. Sì, vengo, voglio prendere il caffè, voglio che lei si renda conto che ci sono questi disagi. Una mattina, io non pensavo mi avrebbe mai risposto, una bella mattina mentre sono a letto mi guardo Facebook e vedo, sono il sindaco Giuseppe. Oddio, no, ma aspetta un attimo, dice sì, vengo volentieri a prendere un caffè con te. E io, contentissima, un'emozione incredibile, quindi mi preparo, vado al caffè dei costanti, una marea di giornalisti, un'ansia incredibile. E al caffè dei costanti, non so se alcuni di voi ci sono mai andati, c'era in bella mostra la pedana. E non ce l'hai. No, che ora non c'è più. Ah, ecco. Sì, perché adesso questo apre una parentesi. Sì, ha fatto una polemica, ora a parte la struttura, che per carità non c'è. Però c'è gli scalini. Quindi se vuole andare a prendere l'aperitivo, come fanno quasi tutti i ragazzi il sabato sera? No. E poi a me mi piace mangiare anche. Mangiavo anche bene lì. No. E insomma, praticamente vado lì, gli dico, si prende questo caffè. E lui è molto interessato a farsi le foto con me. A me non mi interessa. Perché a me sinceramente, sì, mi fa piacere che la gente mi apprezzi, mi riconosca, però a me della fama non mi interessa. Bisogna vedere se la fama la voleva lui o te? Lui? Però con tutto rispetto del sindaco. Perché... Io, vabbè, ho detto, vabbè. Poi dopo gli dico, facciamo un giro in centro. Sì, però io ne sono consapevole, vengono spesse tante bellissime parole, le solite chiacchiere, trite e ritrite davanti ai giornalisti. Facciamo questo giro dove lui non è che sia tanto interessato e mi dice io ti prometto il mio supporto che mi attiverò per cercare di risolvere questi problemi. Davanti a tutti i giornalisti, lo dice. Poi ora, a distanza di 2 anni, cosa succede? Il sindaco se ne va, se la fila, si può dire. Io tanto non mi vergogno a parlare in modo schietto. Spero che non ci siano simpatizzanti del Fanfani. No, no. Vabbè, ora ci facendo. Insomma, si vengono spese tante belle parole e ancora non è cambiato niente. Anzi, purtroppo la situazione ad Arezzo, per chi vuole viaggiare in carrozzina, è molto molto difficile. Perché, per esempio, tante volte non posso neanche andare a prendere un panino. Per esempio, a volte capitano delle situazioni veramente umilianti.
sono in giro con una mia amica, voglio prendere un gelato, mi trovo davanti a uno scalino di 5 centimetri e devo mandare lei a prendermi il gelato. Io la trovo una cosa umiliante, perché non è giusto. Perché io dico, ma perché te, persona che puoi camminare, non hai delle difficoltà motorie, alla fine non sono una gran cosa in sé, perché uno cioè, compensa parecchio con altre cose, cerca di essere autonomo, come ho detto prima. Perché te puoi e io un'altra persona in carrozzina? Cioè non è giusto, il mondo è di tutti. Il mondo e la città deve essere accessibile a tutti. È una questione di dignità, secondo me. Una mancanza di dignità. Non viene visto come una persona, neanche come un cliente. Sembra a volte che ti facciano un piacere a mettere la pedana per poter entrare. Hai ragione, è vero. Hai ragione, cioè ci fa riflettere tante cose che magari uno e anche in autobus spesso, ora forse gli autobus nuovi penso che abbiano no prof Arezzo non penso proprio no, 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 è solo manuale, è nascosta, solo è manuale, è lasciato automaticamente. C'è un ragazzo, c'è un ragazzo di soldi che mi prende sempre la 2 e praticamente sale sempre alla stazione e mi è capitato spesso di fermarmi là e la pedana non funzionava e allora si deve stare lì 20 minuti perché quello lì, l'autista cerca di premere il bottone e infatti la pedana non funziona oppure quando la pedana manuale magari si incasta devono aiutare anche i passeggeri, è sempre un casino per fare entrare un ragazzo, comunque entra sempre, lo prende sempre là. Ma chi è Jul? Sì, lui è un autonomo. Sì, è fratello di un mio amico, è vero, sì. Ha dato una bollera su 4-7 punti la testa, con la carrozzina e ha rotto il tablet. Sono rimasta, ho detto, ma... Che lui con il tablet se ci fa tutto. Sì, perché non... Cioè, non riesco a parlare bene. E purtroppo è un gran casino. Per esempio, io nelle discoteche non ci vado perché non mi piacciono. Però ho visto che anche lì la situazione è com'è. Cioè... E a volte mi è capitato addirittura nei ristoranti, episodio epico appunto che ritornando al Caffè dei Costanti, sono andata lì dopo tanto tempo che non ci andavo, ho visto la bella sorpresa, non c'era più la